Tra le sorprese di questa mattina, con la dirigenza della Sansovino che si è presentata in comune, c'è stato anche l'annuncio di questo accordo con il settore giovanile e con l'Alberoro. Ci puoi illustrare alcuni dettagli? Sì, innanzitutto è la base, il settore giovanile, come ho già detto nelle mie brevissime e piccole interviste rilasciate in esclusiva a questa testata, che ringrazio. Il settore giovanile sarà la base di questo nuovo progetto, soprattutto per dare la continuità al futuro e alla programmazione tecnica di questa, questa società. È una collaborazione tirata fino a ieri sera alle 23:20, io e il presidente Marcello Valentini ci siamo incontrati per mettere a punto gli ultimi dettagli. Praticamente esisterà la Football Club Sansovino, ci sarà semplicemente un piccolo cambio di denominazione, rimarrà la stessa matricola, ci sarà Football Club Sansovino, verrà aggiunto semplicemente Alberoro, quindi anche in federazione ci avverrà solo un piccolo cambio di denominazione. L'USD Alberoro continuerà a lavorare con la propria matricola e mantenere l'Unione S prima squadra. Come tutti sapete, la C Sansovino SRL è in matricola, cioè con la propria matricola avrà tesserati promozione e juniores. La Football Club Sansovino, e questa è la piccola aggiunta, la piccola dettaglio, trattino Alberoro, gestirà dagli allievi ai piccoli amici. E quindi sotto un'unica matricola, sede principale ovviamente per questione anche numerica del contatto sarà tutto allo stadio Le Fonti, le segreterie saranno comunque entrambe a disposizione, anche la sede del Alberoro, per tutta la fase iniziale dell'iscrizione, tutto il materiale e il contatto verrà tenuto nella sede delle Fonti, sede amministrativa presso lo stadio Le Fonti, insomma anche per una questione di spazi, logistica e quant'altro. Equamente saranno divise, alcune squadre giocheranno ovviamente sia sul campo del Verona, altre nelle due strutture nostre, sia la Stato delle Fonti via Fiorentina e altre in via Media. Insomma, questo poi è un po' prematuro, abbiamo la certezza di fare tutte le categorie, questo ora sì con una collaborazione del genere, come ho detto un po' avanti in conferenza stampa, abbiamo i numeri giusti per partecipare a tutte le categorie. Visto da dove partivamo, penso che il loro inizio non si poteva avere. Avete aspettato di avere tutte le carte in regola prima di ufficializzare questi ultimi passaggi, tra i quali anche quello di una campagna abbonamenti a prezzi stracciati, possiamo dire così? Sì, abbiamo aspettato l'ultimo, anche proprio in mezzo alla prima, l'ultimo briefing con l'amministrazione comunale, a cui ringrazio tutti, dal sindaco all'assessore allo sport, all'assessore al bilancio, tutti qui. Era necessario fare un'operazione allo zero, coinvolgere le istituzioni e tutta la comunità. Non è facile, lo so, a me le scommesse sono sempre piaciute, è un impegno grande, però i segnali giusti devono passare, altrimenti si predica bene e si razzola male. Se si dice facciamo e poi però usciamo con abbonamenti come l'altro anno, penso subito, invece fattivamente penso anche oggi con la presentazione a sorpresa, però ci tenevo insomma a queste due cose, settore giovanile e campagna abbonamenti, veramente se noi pensiamo solo che gli ultras, che qui con noi sono 80 euro tutto l'anno, sconto per le famiglie a 100 euro, tutti i familiari di tesserati, nonché la stessa tribuna centrale abbassata a 150, l'altro anno era 180, 130, 120, penso che è uno sforzo importante da parte della società che vuole portare più gente possibile, più montigiani e chiunque voglia seguire la Sansovino, abbiamo bisogno del loro appoggio anche a livello di calore, perché è un progetto veramente giovane, basato sui giovani e secondo noi è il 12° uomo in campo veramente, come abbiamo scritto sulla tesserina dell'abbonamento.